Buongiorno. Allora, oggi, visto che qua a costa ovest è nuvoloso, ce ne andiamo su in cima al centro dell'isola, più o meno a Pico della Nieves. Dovremo passare anche una caldera, cioè un cratere grande, e andiamo. Ci vediamo per strada fino in cima. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Lasciate l'autopista e iniziamo ad andare lassù. Allora, senza neanche saperlo, stiamo andando, ho passato a Guimes, andiamo verso Ingenio e c'è uno spottettino in un curvone sotto a un ponte che, se per me, se è pulito, andiamo a vederlo. No, non ci si arriva più, c'è stata la vegetazione, è un casino, però ci sono i murali sotto al ponte. Vi faccio vedere questi. Siamo in alto anche qua, minchia, e saliamo ancora. Questo in teoria dovrebbe essere il cratere di un vulcanetto, di un vulcano, ma è enorme. Cioè, babà. Bene, dalla parte opposta della strada. Là dovrebbe essere la costa sud-est. E sì, mi ricordo se già, no, non era Spalmas quella, no, dopo ci guardo e vi dirò nel video. E saliamo, continuiamo a salire. Bellissimo come cambia la vegetazione in tre quarti d'ora neanche di macchina. Adesso sembra di essere sugli Appennini per andare a sciare, senza neve ovviamente. E andiamo a Pico della Nieves, che in inverno, cazzo, siamo a febbraio, quando delle volte che fa fresco ho fatto la neve anche qua a Gran Canaria. È stato anche un anno che sì, aveva nevicato, ma io non sono andato su. C'era già la gente con i cosi, mi avevano detto, con, come cazzo si chiamavano, quei sacchi del pattume a venire giù. C'era già il tipo che vendeva i panini, un mucchio di gente, perché c'è una neve qua. Fa strano, dai. Della neve, poco più su della calderaro dove ci siamo fermati prima, il cratere del coso, però su in cima
piccolissimo e ovviamente non c'era il posto per fermarmi in macchina, perché già più giù ne avevo voglia. Quindi vi lascerò una foto a seguito di questo discorsetto del cavolo. E torniamo in giù verso la Spalmas, poi se volete venire a vedere ve lo venite a vedere voi. Qualcosa vi devo lasciare di suspense che non ve la faccio vedere, però io l'ho visto. Quella là dovrebbe essere la capitale, la Spalmas, quella che vedevamo prima da più su, da lassù praticamente, cioè lassù, là di dietro, lassù. Adesso scendere, bellissimo, tutte quelle collinette là così, quell'ismo là, non mi ricordo che cos'è l'ismo, che non mi ricordo. Magari ci possiamo tornare indietro, potremmo vedere se si arriva. Buah, va bene. Oh, allora dalle montagne rocciose verdi torniamo giù nell'aridità del sur e facciamo un giro fino alle dune. Dai, vuoi non andare a farvi vedere le dune? Adesso torniamo a Playa de Inglés, c'ho la bibina lì dietro, facciamo un giro con lei, andiamo a vedere un po' il paseo sul lungomare delle dune, un cavolo un altro, vediamo un po'. Adesso io però me ne vado a mangiare. Allora ho parcheggiato la macchina bella giù da qualche parte e adesso andiamo direttamente alle dune in fondo al paseo e si entra da questo albergo qui. Tutte le dune dove si può girare a piedi, di là si può girare dappertutto a piedi, mentre di qua giù di là, se ci facciamo un giro vi faccio vedere. Allora giù di qua c'è il sentiero che una volta c'erano, di trovare gli omini gentili. Dire la mia, perché praticamente è una riserva naturale, infatti in alcuni posti dove ci sono dei nidi, robe così, sono recintati, non ci puoi passare, però le dune sono aperte, puoi andarci in giro. Il bello delle dune è che quando non ci passa nessuno per un po', tipo quando c'è stato il Covid, quelle lì erano bellissime perché tutte le criniere, le linee dove si spezza cosa, non passandoci mai nessuno, si erano fatte proprio bellissime, tagliate a filo di qua e di là, quindi io vieterei di girare nelle dune, cioè non che non puoi andare in mezzo, fai dei sentieri che passi, ma non andare su a rovinare le dune. Queste qui sono fatte tutte naturali, addirittura io poi non so se è vero o no, ma non credo, dicono che si sono formate con i venti che arrivano dal Sahara e hanno portato questa sabbia qui, l'ha portata tutti i venti del Sahara, ma
Oh, negli anni può darsi, però mi sembra un po' tanta. Perché cioè, là ce n'è una, due, dietro ce n'è un'altra. Là ce n'è arrivare laggiù in fondo, eh. Cioè, ovvio, non sono quelle del deserto del Sahara o cose, però in proporzione all'isola sono grandi. Allora, adesso siamo lungo il Paseo, che quando tira il vento, come vedrete fra poco, le dune arrivano sul Paseo. E da quello che ho capito, non è che sparano la sabbia, la ributtano dritto, non la possono toccare perché essendo un'area riservata naturale, non si toccano. Vedete che è arrivata qua sul Paseo, poi anche oggi un po' di vento tira, infatti ho la sabbia in faccia. Mi sentite, però se stai qui un po' al vento e la sabbia, fai uno scrubbing gratis, naturale. Faccio anche la più avanti, adesso arriviamo là. Anche qua ha inglobato tutto il muretto. Vai che la natura si riprende il suo posto. Fate che se tira ancora più forte, guardate, qui ci sono gli appartamenti. Bungalow privati in prima linea. Qua. Tutto come lo chiamo io, il fintume canario. Domani o dopodomani andiamo in paesino canario sul mare, proprio con le case erose dall'acqua, perché sono sull'acqua. Qua invece è dove finisce la natura, tutto il parco naturale delle dune, una riserva naturale, e inizia il fintume, dove hanno costruito, questo qui è un suite 4 stelle S, e là c'è l'annesso DOS, dove sono tutti i ristoranti turistici, souvenir, che fa tutto il giro di là. Il bello di questo Paseo è che si arriva, vedete quella laggiù in fondo, dietro quella là se ne fa un'altra, è lunghissimo e si può far tutto a piedi in bicicletta. Il bello è quello lì, e secondo me fra un po' collegheranno tutta la zona di Meloneras fino a Mogán. Altra cosa bella di qua è che tutte le spiagge, tutte, non si possono privatizzare, quindi ci sono pochissimi posti come lì e lì e un po' là dove ci sono gli ombrelloni con i lettini, che poi te vai lì e ti metti a sedere. Se passa il messo comunale, che è uno del comune, adesso non so quanto sono aumentato, una volta era tipo 5 euro tutto il giorno, una roba del genere, e basta, ti fa un segno col pennarello che hai pagato e sei a posto fino a sera. Se arrivi nel pomeriggio di solito non passa più nessuno e sono liberi. Il resto delle spiagge sono tutte libere, cioè te vai, ti metti dove cazzo ti pare con quello che vuoi, nessuno ti dice niente. E anche ad Anfi e ad Amadores, dove sono diciamo le due più tirate, più di lusso, dove c'è la gente con un po' più di soldi, anche lì sono libere. C'è una parte dove c'hanno i lettini, ma il resto te puoi andare lì tranquillamente e metterti lì che nessuno ti dice niente, perché la spiaggia, la terra, il mondo è di tutti. Cazzo, privatizzare!